Io sono nativo di Finale Ligure eh, e a scuola non ero tanto, tanto portato. Venendo alla seconda superiore mi hanno bocciato. Allora ho scelto il mondo del lavoro e eh, ho fatto domande alla Piaggio di Assunzione e sono stato assunto. però il mio ricordo è che quando ero bambino andavo a spiaggia vicino sopra di della Piaggio e vedevo sempre un velivolo che usciva dall'hangar. Lo trainavano degli operai, lo mettevano sotto una gru, la gru lo sollevava, lo metteva in mare e questo era il P136 idrovolante. Poi, un motoscafo lo portava parecchi metri fuori dalla battigia e cominciava a fare i primi voli, i primi collaudi. E quello mi ha sempre entusiasmato, quando ho avuto la possibilità e diciamo anche la fortuna, di entrare alla piaggia. La mia mente, il mio pensiero era andare a lavorare sul velivolo, su quello che da bambino ci ho fatto stare. Purtroppo la realtà non è stata così, non è stata tanto bella perché sono entrato alla Piaggio e mi hanno messo a fare il tornitore, ossia, sono entrato non un hangar, ma sono entrato in una sala macchine che c'erano torni, frese, eh, rettifiche e per otto anni ho fatto il tornitore. Io sono entrato a 15 anni alla Piaggio, però ho dovuto ritornare a fare un corso serale. Per conoscere il disegno, per poterlo conoscere e leggerlo, per conoscere le strumentazioni di gli strumenti di, di lavoro, e il corso è durato sei mesi. Poi ci hanno affiancato a un tornitore più anziano che ci insegnava tutte le malizie immaginabili per poter cercare di lavorare bene. Non tutti i lavori però venivano bene, diciamo che qualche volta qualche rimprovero c'è stato. Dopo otto anni sono andato, ho cambiato reparto, sono andato nei a fare il tornitore in lastra che era una manutenzione. Eravamo in due. la tornitura in lastra è la tornitura del velivolo, della carpenteria: perché si forma da un disco di lamiera, si formava le ogive, le, le centine, le ordinate, le boccole. Eh, variati pezzi che andavano poi montati su, sul velivolo e anche sul motore. Poi Stottone Lastra ha girovagato un po' per le reparti dalla piaggia, Diciamo che ho conosciuto bene, bene, più di un ambiente. Il eh, reparto dalla piaggia. sono stato eh, finché poi non sono andato in pensione. Quando io sono stato a fare il tonnettore in lastra, diciamo che quello che faceva il tonnettore in lastra era un mio coetaneo e lui era già un po' di tempo che lo faceva e mi ha, devo dire la, la verità, mi ha insegnato veramente a fare il tonnettore in lastra e siamo in tutta la piaggia, eravamo solamente in due. Dunque, oltretutto potevamo fare anche i turni, ossia alla uno andava a lavorare al pomeriggio, l'altro andava a lavorare alla mattina, eravamo sempre un mezza giornata libera ed estate, era tanta manna, eh. facevamo i turni perché il tornion lastra era uno e allora facevamo i turni per quel motivo lì, sì che avevamo anche dei turni tradizionali, che c'erano anche delle altre lavorazioni, facevamo le lavorazioni normali, tradizionali, però normalmente la lavorazione maggiore era quella del tornion lastra, perché come ripeto c'erano tanti particolari. E il lavoro del Tognon Lastra mi piaceva perché era un lavoro che da un pezzo della Miera, con un semplice mandrino, delle volte anche fatti di legno, riuscivamo a fare dei particolari che poi venivano montati sull'aereo. Era come eh, Tognon Lastra era un torno tradizionale, noi ci legavamo con una cinghia attaccata al torno, poi con un bronitore, così chiamato, era un bastone di, di legno con un, pezzo di, con un utensile. E noi formavamo la lamiera, come si può fare, come fanno i vasi, i ceramisti. Quelli. E dunque era un lavoro che diventavamo l'operatore e la macchina un corpo unico, perché automaticamente c'era legato. E quello era, almeno a me personalmente, dava soddisfazione. Perché poi è un lavoro che purtroppo è stato soppresso perché sono intervenute le presse. Se non si un'altra lavorazione, quel lavoro lì purtroppo non esiste più. Però la piaga eravamo in due, quello facevamo, eh, adoperavamo materiali come l'inossidabile, come il bronzo, di svariati, svariati spessori, dai 5 decimi arrivare ai 2 mm, perché c'erano dei particolari che dovevano essere fatti di lamiera, che erano molto più leggeri e in più, mentre la pressa, la, eh, molecola, il materiale lo, lo stira, mentre noi con la lavorazione torniamo l'astra riuscivamo a, il materiale a, a farlo correre, ossia a, a trasportarlo e che lo spessore non diminuiva. Eh, il discorso è che lavorare in aeronautica c'è una precisione che in tante altre fabbriche, in altre lavorazioni non, non esiste. Eh, catena di montaggio, noi non sapevamo proprio cos'era. Eh, il rapporto con i capi, con gli ingegneri, con i clan operai era un rapporto familiare, un, era veramente un bel rapporto. È logico: se facevi qualcosa andava bene, i rimproveri c'erano. Racconto un particolare: quando uno faceva, prendeva un rimprovero un po' pesante, i, i colleghi li mettevano un cestino con dei gusci di uova. Per, far, per farti capire che avevi preso le cosiddette uova, la romanzina, e era, il detto era prendi dalle uova. Per esempio, io mi ricordo un particolare che quando sono entrato alla piaggia, non è che meccanica fossi tanto tanto esperto, per esempio, rompevi una punta, c'era il capo, il capo squadra o quello che, ci stava, che ti avevano messo, che doveva insegnarti, ti insegnava a non romperne più, e quella era una cosa che era una cosa bella. Perché a un, a un giovane, l'anziano, cercava di insegnargli tutti i, i trucchi della de lavorazione, sempre, sempre lavorare meglio. Poi, nonostante che noi siamo andati a scuola abbiamo imparato a, a conoscere gli strumenti di, di misurazione, poi c'era anche una tabella piagistica. Ti dicevano: dacci una passata, una sgrossata, se cioè ci levitiamo tanto materiale, quando devi levarci qualche decimo, dacci una passata. Quando proprio il centesimo dàci una leccata, no? E si sì, erano quei termini eh, che erano poi alla fine erano anche belli, perché uno senza dire devici un centesimo, diciamoci due mm, levaci, levaci quattro decimi. Era un detto che tra i tornitori era una cosa riconosciuta. L'unica cosa che a me dispiace è che ho, ho fatto tanti particolari per i velivoli della Piaggio e non so mai o non ho mai volato su un velivolo della Piaggio.